Sono sempre qui con il ghiaccio sulla pancia che toglie irritazioni, infiammazioni, fermentazioni, putrefazioni e spasmi che bloccano dei veleni dentro. Una cosa che vi fa tutto del bene e chiunque che ha un dubbio basta farla e passano i dubbi, va bene? Passano in bagno, passano i dubbi. Allora, oggi parliamo della separazione degli alimenti. Qui la dieta è arrivata come disassociato, ma è arrivata molto lentamente, e vi dico perché sono qui da 15 anni. L'idea semplicemente è questo: nel momento che siamo in tre, e la prima di noi è un mangiatore di pesce, e la seconda è un mangiatore di frutta, e la terza è un mangiatore di pasta, nel momento che ci viene in mente di pensare del cibo, gli enzimi specifici nella nostra saliva sono già pronti per il cibo della nostra scelta. È così specifico il nostro corpo che non possiamo fare finta di mettere insieme tanti diversi tipi di cibi e pensare che l'efficienza chimica dei nostri enzimi raggiunge il massimo. E qui stiamo parlando del modo di godere i cibi e godere la vita e eliminare i debiti che abbiamo accumulato con i nostri corpi. Quindi guardiamo, la frutta è digerita nella bocca e nell'intestino e nello stomaco non ha affari. Quindi alcalino sono gli enzimi, masticando bene, arrivano all'intestino e sono assimilate velocissimamente. Quando invece vogliamo mangiare i carboidrati, che sono più pesanti, non dobbiamo mescolarli insieme con la frutta. Qui dobbiamo semplicemente mangiare cereali integrali in chicchi, che possono essere frumento, orzo, avena, miglio. Se avete scordato questi cibi in un'isola che ha fatto 1500 generazioni da contadini, la vostra dieta è molto povera. Basta cambiare per vedere. Povera in sapore, povera in minerali e povera in fibra, che tiene l'intestino molto vitale, molto utile e molto giovane e che ci dà molta energia. Quindi questi cereali possono essere abbinati con ortaggi e verdure e insalata, va bene? Nel momento che mangiamo la proteina, deve essere un altro pasto. L'eccezione è se mangiamo legumi insieme con cereali, o nel minestrone, o se mangiamo un pugno di noci insieme con un'insalata. Ma se stiamo parlando da pesce, uova, carne o latticini, guai a noi se vengono mangiati insieme con i carboidrati. E se non mi credete, basta farlo come le fate ogni giorno. Se invece volete vedere quanto rende il corpo quando il suo disegno viene rispettato, frutta sempre lontano dai pasti, carboidrati integrali in chicchi, lontano dalle proteine animali, e proteine animali lontano dai carboidrati in chicchi. La proteina che è digerita in proteina va benissimo insieme con verdura e insalata. Proviamo a seguire queste poche regole e vediamo quanto di più rende il corpo. E ricordiamo, se stiamo male, lasciamo perdere il secondo per adesso, finché abbiamo tolto la putrefazione dell'intestino. Alla prossima. Mille volte al giorno ricordo a me stesso che la mia vita materiale e spirituale dipende dalla fatica di altri uomini, vivi e morti, e che devo impegnarmi a dare nella stessa misura in cui ho ricevuto e continuo a ricevere.